Persone innocenti stanno cadendo vittime del programma di controllo mentale denominato MK-Ultra elettromagnetico. Sono bersagli ignari, in gruppo, sono torturati, vittime di stalking, uccisi. Il programma è implementato da un gruppo ignoto ed economicamente potente. Quale vittima di questa tecnologia, usata in modo segreto, così come del tentativo di insabbiare la verità su di essa, ad ogni livello, il mio dovere è di informare i miei simili che siamo al cospetto di un reale pericolo. Il controllo mentale è reale. Potresti essere tu il prossimo, devi conoscere la verità. La chiamano l'arma della voce di Dio. Il dottor Terry Roberts ha potuto studiare molti pazienti con lo stesso identico problema. Ho collaborato in qualità di medico con alcuni ex scienziati del DOD, analizzando molte denunce di cittadini che affermavano di essere stati sottoposti a qualche tipo di arma psicotronica mediata da una tecnologia per la comunicazione a distanza. Le denunce aumentavano di numero. Io personalmente ho lavorato su un gruppo specifico, composto da più di un migliaio di persone, prese di mira. Prese di mira? Mi definisca meglio il concetto. Cosa vuol dire? Bersagli? Loro stessi si definiscono bersagli. Individui bersagli torturati da voci nella loro testa. Sono quelli che vengono presi in giro, chiamati quelli con la testa avvolta nell'alluminio. Ma queste persone sono impazzite? Cittadini che sentono di essere nel mirino per qualcosa? No, sono invece persone molto acculturate. Più del 50% sono laureate. Più del 12% di esse posseggono anche un master post laurea. Sono persone con una vasta cultura. Ma come possono fare una cosa simile? Più di 1.000 persone interessate dal fenomeno contemporaneamente? MK Ultra, microonde. Questa può essere la spiegazione dei sintomi denunciati da questi individui. Quando MK Ultra è stato reso noto al pubblico? Negli anni 70. Fu allora che il governo rivelò che questo programma era stato smantellato, se ne parlava molto, ma era vero? No, no, assolutamente. Lo cancellarono per davvero, lo chiamarono forse in un altro modo? No, no, era tutto uno show. Lo hanno solo spostato da un'agenzia all'altra per la gestione. Divenne più segreto e cominciò a usare un'altra tecnologia da allora. Un tempo inserivano un chip in grado di ricevere, collegato col cervello. E adesso cosa usano? Microonde. Quindi ora inviano qualcosa dall'esterno e possono colpire un singolo individuo? Sì, esatto. Hanno anche la possibilità di colpire una massa di individui. Lo possono fare? Beh, è un radio feedback sincronico. Usano impulsi elettromagnetici. Impulsi elettromagnetici emessi da impianti che sono in grado di imitare le onde cerebrali umane, indurre ansietà, dolore, creare voci umane dentro i crani delle persone. La cosa migliore che si possa ottenere è direttamente nel loro cervello. Ma cosa inseriscono? Pensieri, voci? Per quale motivo un governo farebbe questo? Controllo totale. Il controllo mentale di un intero popolo? Sì. Ma questo progetto è portato avanti da un gruppo? O è il governo centrale USA che fa questo? È il governo centrale, signore. Quindi non si tratta di una gang di criminali a questo punto? Assolutamente no. Ci sono anche dei dipartimenti che se ne occupano a livello di gestione. Ma lei mi sta dicendo che lo stanno facendo proprio adesso? Sì. Non potrebbe essere più chiaro di così. Una tecnologia che invia messaggi segreti a killer insospettabili viene usata adesso verso chiunque. Abbiamo esaminato persone che affermano di sentire voci nella testa, che dormono in scatole foderate di alluminio, che fanno cose da pazzi, ma che parlano con noi in modo assolutamente normale. Ma questa gente è folle in realtà? O il governo fa questo per davvero? Il governo fa questo per davvero a queste persone. Si chiama l'arma della voce di Dio. Quindi lei sa per certo che quest'arma che lei nomina viene usata sul nostro territorio dal governo adesso? Assolutamente sì. Lei deve ricordare che la CIA ha una lunga storia di sperimentazione sugli umani. L'LSD, per esempio. Certo. Tornando all'MK Ultra, agli anni 60, 70, ci avevano detto che questo programma era stato chiuso, quindi non era vero.
No, non era vero. Questo programma continua con altri nomi, altri fondi. È l'arma definitiva? Ma in base alla sua esperienza, ci sono cittadini americani che vengono abusati tramite questa tecnologia adesso? È molto peggio di così. Non usi la parola abusati, questo è limitativo, sono torturati. Quindi le persone prese di mira sono pazze? Tutti sono presi di mira, a livello cosciente o incosciente. E adesso abbiamo un movente, controllare centralmente, controllare il mondo, controllare me e te. Con la sua esperienza e quello che ora lei sa, può darci un indizio su cosa possiamo fare? No, no. È troppo tardi? Sì, io credo che ora sia tardi. Quindi lei mi sta dicendo che ognuno di noi può essere un bersaglio, che siamo tutti potenziali bersagli? Questa tecnologia è talmente avanzata al punto che io possa rispondere sì. La mia testa pulsava, mi sentivo molto male, sapevo che mi stava accadendo qualcosa. Ero terrorizzato e confuso. Una deposizione giurata.